Buonasera, benvenuti al nostro appuntamento con la voce delle istituzioni. Quest'oggi abbiamo come ospite in studio Esther Cason Angelini, consigliere delegato della Fondazione Angelini. Voi siete un centro studi che si occupa, no, della montagna e la montagna, partiamo da questa constatazione, è un territorio che come gli altri territori cambia, cambiano le sue aspirazioni, cambiano anche i suoi bisogni. Insomma, se ne è parlato anche qualche giorno fa a Roma, no? Sì, il presidente Mattarella ieri, anzi il giorno 9 dicembre per la precisione, ha tenuto il discorso riguardante per celebrare la giornata internazionale della montagna. Un discorso molto bello, a mio parere, che mi sono annotata e che pone la montagna al centro delle preoccupazioni della Repubblica Italiana. Ricordiamo che nella Costituzione della Repubblica, l'articolo 14, parla di attenzione alla montagna. Ecco, giustamente lui metteva in risalto che è da rifuggire alla contemplazione della montagna, dalla contemplazione della montagna del passato, ma anche da forme di omologazione, cioè si vuol far diventare la montagna qualcosa che non è, quindi simile alla città con tutti. Ecco, certo, la montagna ha bisogno di servizi, ha bisogno di tutto quello che manca, che sappiamo cos'è, a livello di educazione, a livello di sanità, a livello di infrastrutture, però la montagna è anche un luogo di pensiero, un luogo di laboratorio, un luogo di produzione e questo lo diceva Mattarella e noi condividiamo questo pensiero. C'è una produzione non solo di beni materiali, pensiamo al latte, ovviamente, ma anche di pensiero, di beni immateriali. E quindi la montagna va vista in modo nuovo. E noi su questo pensiamo di organizzare nel 2022 un convegno che terremo per gli 800 anni dell'Università di Padova, all'Orto Botanico e poi a Belluno, sugli stereotipi della montagna, questi modi così, come dire, sbagliati di rappresentare la montagna e poi sul fatto, come diceva lei, che la montagna cambia, la montagna si evolve e quindi ha delle esigenze diverse. Ecco, a volte nella lettura di quello che è l'ambiente montano si tende ad avere una visione un po' passatista, no? Però ci sono delle fondazioni del passato che sicuramente sono utili ancora adesso. Pensiamo, non so, alle proprietà collettive o agli usi civici, cioè c'è una modernità anche in queste forme qui. Sicuramente, la montagna, diceva sempre Mattarella, è anche il luogo della solidarietà, è il luogo dei sacrifici, è il luogo delle cose essenziali. E la solidarietà è espressa, come diceva lei, dalle comunioni familiari, dalle regole che hanno governato i territori montani, preservandoli e quindi preservando i beni che, come i boschi, no? I pascoli, che altrimenti rischiavano di essere sprecati, di finire, insomma, ecco. Ecco, nel discorso di Mattarella c'è anche un richiamo, adesso non vorrei parlare solo di questo, ma un richiamo all'istituzione dei parchi 30 anni fa. È vero, la legge sui parchi era di 30 anni fa, il nostro delle Dolomiti Bellunesi è nato solo nel 93 comunque. E poi all'affermazione dell'importanza della biodiversità. Il testo generale delle foreste, il testo base delle foreste del 2018, che però che vuol dire attenzione alle foreste in un periodo in cui si parla di crisi climatica, che però va affinato perché nel piano nazionale di PNRR non si parla di finanziamenti alle foreste montane, ma solo alla forestazione urbana, per esempio, e questo è un grave errore, però si può modificare. Ecco, naturalmente la montagna produce anche, come dire, sensibilità artistica, lo sappiamo benissimo, la nostra provincia, insomma, ne ha espresse parecchie e anche su questi temi riuscite a concentrare il vostro lavoro, la vostra attività. Sì, ecco, noi, la nostra fondazione considera la montagna come un cristallo con tante facce, e quindi analizziamo ciascuna di queste facce, però le consideriamo sempre
un unicum, il cristallo. Allora una di queste è proprio quella dei beni storico-artistici, architettonici. Noi abbiamo appena concluso un progetto sostenuto dalla Fondazione Cari Verona per la digitalizzazione dei documenti dell'archivio Besarel presso la Fondazione, che comprende anche una mappa di quelle che sono della dislocazione delle opere del Besarel, Valentino e anche della figlia Caterina. Besarel era nonno di Giovanni Angelini, nella provincia di Belluno, con la possibilità di aprire delle finestre e quindi avere delle informazioni in questa mappa georeferenziata, di avere delle informazioni un po' più specifiche per ogni opera. E ci stiamo occupando anche, sosteniamo anche, collaboriamo col comune della Val di Zoldo per il recupero del Mas di Sabe. Il Mas di Sabe è un esempio di architettura rurale della provincia di Belluno, bellissimo, della fine del 400, che rischiava di cadere. E che rappresenta un elemento identitario molto importante per la valle. Per Masi, una volta si intende un insieme di casa, fienile e terreni, no? Naturalmente di proprietà. Attualmente è rimasto solo questo fienile, e con un progetto, il progetto Shelter, il comune della Val di Zoldo sta cercando, all'interno di un interreg, di collegare questo bene al resto degli abitati e di salvare e restaurarlo. E noi abbiamo studiato questo bene, abbiamo nella fondazione la donazione Gellner con la pianta, una pianta incredibile del Mas di Sabe, e poi delle osservazioni anche sul Mas di Sabe, perché è un'architettura molto particolare. Ma un po' tutta l'architettura rurale della Val di Zoldo è interessante, quindi abbiamo un progetto con il comune di studio di questa architettura rurale, anche sulla base della donazione Gellner. Questo è un esempio dell'attenzione ai beni artistici e storici, architettonici della provincia di Belluno. Ecco, tra i beni culturali ci sono anche i nomi delle cose, no? Sì. Nomino un luogo, nomino un oggetto Sì, e lo includo, no? infatti. Nel mio mondo. E anche su questo tipo di tematiche, insomma, riuscite a lavorare. Sì, da 30 anni ci occupiamo del progetto cosiddetto degli Oronimi Bellunesi, come lei ha detto giustamente, il nome richiama una realtà. Gli Oronimi vuol dire nomi di montagne e finora abbiamo realizzato 11 quaderni su questi nomi delle nostre montagne. Stiamo lavorando per un 12° quaderno che riguarda il gruppo dell'Antelao e anche il gruppo, una parte del San Sebastiano Tamer. Ma per dire, ecco, Tamer, uno si chiede: ma da dove viene? Ecco, è un nome che viene, che significa recinto pastorale per capre, per pecore. Pensi che nel gruppo del Tamer, sul Sas de Caleda, in cima, c'era un recinto per capre e pecore che veniva addirittura chiuso, quindi portavano su per il Sas de Caleda questi animali perché c'era una fame d'erba incredibile nel passato. Comunque il recupero di questi nomi, come lei diceva, permette di capire l'economia del passato, come si viveva. So, Lanier, che è un esempio facile, no? Viene da Agnus, dalla casera degli Anelli che c'era alla base, quindi i nomi poi salgono e identificano la cima. Noi adesso pensiamo alla cima della Lanier, ma salgono dal basso perché era quello che interessava. Quindi la gente ha sempre dato e dà ancora dei nomi ai luoghi. Il recupero dei nomi del passato permette di capire, intanto di salvare i nomi giusti che si basano sulle testimonianze orali, cioè quelli usati dalla popolazione, non quelli storpiati oppure non segnati sulle carte, ma anche di passare alle nuove generazioni una cultura che rischia di essere dimenticata. Ecco, oltre alle questioni, diciamo, culturali, ci sono poi anche quelle che viviamo forse un po' di più nella quotidianità, specie quando magari c'è qualche problema, i servizi sanitari in montagna, insomma, sono un tema che anche voi affrontate. Sì, ecco, anche questo richiamandomi al discorso del presidente Mattarella, che fa notare come la montagna sia stata ricercata e sia tutta ricercata in tempo di pandemia. Ecco, la montagna è il luogo ideale per la salute.
si è manifestato in questa occasione della pandemia, lo sapevamo anche prima, ma si è manifestato in maniera particolare. Pensiamo semplicemente ai problemi respiratori e alla mancanza di inquinamento in montagna, ecco, non è mica poco. Nel Veneto, la provincia di Belluno, insieme a poche altre isole, non soffre dell'inquinamento, no? Nelle cartografia generale. E noi stiamo portando avanti un progetto, Montagna e Salute, Montagna e Benessere, che permette di comprendere sulla base di dati medici come la montagna sia uno scrigno anche di salute, di benessere, cioè come vivere innanzitutto e camminare in montagna, la media montagna, faccia bene alle persone di tutte le età, anche quelle oltre i 65 anni, nelle dovute maniere. E quindi vengono messi in correlazione i benefici del muoversi, del camminare in montagna in relazione anche al dislivello. Come si ripercuotono sia sull'apparato circolatorio che sull'apparato osteoarticolare e sugli altri apparati, insomma, della persona. E stiamo lavorando per fare in particolare un'app visibile dal computer, non soltanto dal telefono, quindi da tutti, sui sentieri della salute, prediligendo alcuni sentieri della provincia di Belluno che poi possono rappresentare un modello. Ma complessivamente il progetto Montagna Salute, Montagna e Benessere comprende tutti gli aspetti medici e vorremmo in questo modo attirare le persone, riabitare la montagna, no? Attirare le persone a venire in montagna, soprattutto i giovani che evidentemente hanno bisogno comunque di una serie di servizi, di lavoro innanzitutto, e anche dimostrare come vivere in montagna faccia bene, quindi anche dal punto di vista turistico questo può essere un beneficio. Ecco, lei ha citato naturalmente l'emergenza attuale, il legame tra, diciamo, grosse epidemie, no? E poi distribuzione delle persone è un legame che cambia gli equilibri, le fughe verso le montagne, anche i disastri spostano le persone e purtroppo la nostra provincia, sotto il punto di vista idrogeologico, pensiamo, Sì, insomma, no? Anche al 66, ma anche a altri eventi, insomma, le dinamiche le ha spostate. E quello dell'idrogeologico e diciamo del rischio, no? Di quel tipo di rischio lì, anche quello è un vostro campo di interesse. grazie ai docenti dell'Università di Padova possiamo indagare in questo caso il professor Dalpao soprattutto, ma anche il professor Pettinella e Dalla Fontana, Dalpaus nel campo dell'ingegneria idraulica che conosciamo bene, e poi Pettinella e Dalla Fontana e altri insomma nel campo delle scienze forestali, quindi la regimazione anche da altri punti di vista delle acque, riprenderemo in considerazione il tema del Piave, dello sfruttamento delle acque del Piave, le derivazioni delle acque del Piave, anche e delle concessioni, con attenzione alle origini di quando sono state date, anche per rivisitare un attimo queste concessioni, tenendo conto anche, come dice sempre il professor Dalpaus, che il serbatoio del Vajont non è stato utilizzato purtroppo per la tragedia del Vajont che conosciamo molto bene, però non se ne tenne conto nei disciplinari delle concessioni delle acque e delle derivazioni. Questo è un tema molto importante, ma sarà considerato anche in un convegno del 2022, riprenderemo il tema del fiume Piave tra armonizzazione necessaria dal punto di vista estetico e utilizzazione però in relazione al deflusso minimo vitale, e il fatto che adesso si parli di deflusso ecologico, che è un'altra questione ancora molto complicata. Ecco, questi temi hanno sempre caratterizzato le attività della Fondazione di Angelini in questi 30 anni e saranno ripresi anche nel 2022, cioè ci proiettiamo verso il prossimo anno. E ci sono anche altri eventi in Sì, preparazione, no? certo. Beh, allora innanzitutto, come lei diceva giustamente, la tempesta Vaia che ha scatenato, a questo abbiamo dedicato, anche grazie alla Fondazione Cariverona, supporto fondamentale alla Fondazione Cariverona, 3 anni di lavoro e di studio.
E tutto questo, tra l'altro, è visitabile, il database e anche il lavoro compiuto e le conclusioni sono visitabili nel sito della Fondazione in sezioni proprio Baia e le ferite del paesaggio, che è un'altra sezione. E quindi non possiamo pensare che la tempesta Baia sia un tema risolto, anzi, purtroppo, però perlomeno l'attenzione che c'è stata, anche mediatica, ai boschi che sono stati travolti, ai nostri torrenti, eccetera, permette di riconsiderare, anche utilizzando il PNRR, delle risorse che magari prima non erano prevedibili. Ecco, una figura che ricorderete è quella di Piero Rossi, poi c'è anche un altro evento che invece è legato a un libro. Sì, noi abbiamo una convenzione con il Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi e proprio per valorizzare questa figura esiste il Centro Rossi. Piero Rossi, su cui abbiamo fatto, grazie al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, una mostra l'anno scorso che adesso andrà anche a Mestre, no? Sulla sua figura. E noi abbiamo ottenuto dalla famiglia, e li ringraziamo, tutto il fondo, che è un fondo enorme. Piero Rossi è stato il padre del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, era amico di Giovanni Angelini. Quindi questa mostra sarà riproposta in altri modi altrove con la collaborazione del CAI Veneto. Oltretutto, sempre per l'attenzione all'alpinismo, che è un altro dei rami fondamentali della fondazione, perché ricordiamo che Giovanni Angelini era innanzitutto un alpinista, cioè era medico, l'ho conosciuto come tale, ma alpinista, accademico del CAI e poi scrittore e attento alla montagna. Quindi all'alpinismo è dedicato anche un volume che stamperemo sui monti di Longarone questa volta da parte di Piero Sommavilla, che con Giovanni era un collaboratore e amico di Giovanni Angelini, che con lui aveva realizzato quella guida su Pelmo e Dolomiti di Zoldo, ora introvabile, sa, quelle guide del CAITC che sono una specie di Bibbia per gli alpinisti. Ecco, quindi ristamperemo anche in questa occasione alcuni testi di Giovanni Angelini. E rinsalderemo insomma il tema Piero Rossi, alpinista, con Giovanni Angelini, Piero Sommavilla, ecco, questa volta avendo come focus i monti di Longarone. Ecco, come abbiamo visto, gli argomenti sono sempre tantissimi, il tempo a disposizione purtroppo è sempre poco, quindi Sì. non possiamo che ringraziare e salutare, appunto la nostra ospite. Grazie, grazie a voi. Buona serata, buona continuazione.